Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Siamo allo stand di Fratelli d'Italia con Chiara Colosimo, candidata alla regione per Lazio, nella lista Lazio 1. Esattamente. Allora, siamo qui con lei, con Fratelli d'Italia. Inizierei con una domanda su questo movimento che è nato dal PDL. Cosa sono state le ragioni che hanno fatto nascere questo movimento? Noi abbiamo scelto di andare via dal Popolo della Libertà perché quella non era più la nostra casa, perché quando inizi a vergognarti delle persone con cui cammini, evidentemente stai nel posto sbagliato. Le motivazioni politiche sono quelle note in più, e quindi l'annullamento delle primarie, dopo aver chiesto a centinaia e migliaia di persone di firmare candidature, mobilitarsi e così via, senza nemmeno comunicargli che le primarie non sarebbero fatte. E poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la scelta da parte di Alfano di andare in aula e sfiduciare Monti, per poi due giorni dopo invece candidarlo al leader della coalizione di centrodestra, o meglio, chiederti di candidarsi della coalizione di centrodestra. Una scelta obbligata, perché era più il tempo che passavamo a giustificare gli impresentabili all'interno del Popolo della Libertà che quella che possono fare politica e raccontare quello che noi non avevamo fatto. Quindi Fratelli d'Italia è l'alternativa del centro-destra al Popolo della Libertà, un'alternativa di persone per la maggior parte giovani, comunque onesti. A partire da Giorgia Meloni, che è molto giovane, è già stata ministro. A proposito di lei, qualche giorno fa lei ha fatto delle affermazioni con le quali si distaccava dal PDL e gli è stato ribadito, gli è stato contraddetto da parte della Santanchè in particolare, che poteva accorgersene prima. Riguardo a questo, che cosa puoi dire? Cosa ne pensi di questo? A parte il fatto che a mio avviso la Santanchè è leggermente però poco credibile, ma detto questo è evidente che noi abbiamo condotto una battaglia all'interno del Popolo della Libertà, quindi criticando anche dall'interno il Popolo della Libertà, perché avevamo scelto di credere in un progetto popolare, quindi nella sfida di un grande partito che potesse avere al suo interno tante anime e che insieme costruisse un grande centrodestra. Quando ci sono stati tolti di nuovo la discussione, abbiamo deciso di andare via, perché uno può anche perdere all'interno di un grande partito e quindi può vincere la linea della Santanchè piuttosto che quella della Meloni, ma se non si discute nemmeno dov'è che si decide, cosa si fa e cosa si dice. Quindi noi siamo rimasti nel PDL fino a quando è stato possibile discutere con quel partito e far passare la nostra linea. Quando questo non è stato possibile farlo, abbiamo cambiato strada e noi siamo qui. E quali sono le indicare magari quando mi spiego fuori dei motorini? Tre o quattro parole chiave di Fratelli d'Italia e magari che sono in netto contrasto con il PDL, cioè cose che date voi che il PDL non dà e quali sono le differenze principali? Beh, tanto per iniziare, noi non diamo casa a persone che abbiano problemi con la giustizia, non abbiamo candidato a nessuno che sia neanche condannato in primo grado, perché sappiamo che magari in primo grado può essere tranquillamente assolto durante il resto del percorso, quindi le nostre liste sono completamente pulite e solamente pulite. Non abbiamo voluto mettere in lista personaggi che avessero qualsiasi tipo di chiacchiera sul proprio conto, perché quello che andiamo a rappresentare è un centrodestra diverso da quello passato, e quindi dove non si possa dire ah ma quello è amico di, oppure quello, quella cosa e così via. E poi ci sono tre temi, quindi noi siamo particolarmente il tema del lavoro sulle giovani generazioni, il tema della casa, come Berlusconi ci ha rubato un paio di proposte tipo l'impignorabilità della prima casa, e costruiamo un centrodestra che a differenza del PDL sia ambientalista. Bene, il PDL secondo te è veramente centrodestra o era una costruzione amorfa? Il PDL probabilmente non è mai stato, nel senso che è stata una fusione che doveva portare alla costruzione di un partito, ma questo partito poi realmente non si è mai costituito, perché non ha fatto in tre anni di vita una sola campagna. Tutti noi ci siamo esaltati con il discorso di Alfano il primo di luglio al Consiglio nazionale, e dopodiché a quello non è seguito niente, non è seguito praticamente niente, non sono seguite delle proposte politiche, ma soltanto la difesa a oltranza di alcuni personaggi francamente indefettibili. Certo, tra l'altro Giorgio Meloni mi è sembrato di notare che nel momento in cui il PDL stava in quella fase di affermazioni e poi contraddizioni riguardo alle primarie, riguardo al loro progetto, candidiamo Monti, non lo candidiamo, così,
fosse stata quella che aveva creduto di più in questo strumento che erano le primarie all'interno del PDL, tanto che in giro per Roma si vedevano già dei cartelli con lei che si impegnava, quindi è stato anche un po' una perdita di tempo per lei questo, cioè questa formazione. Come l'avete vista voi questa indecisione? È stato questo forse uno dei motivi che vi ha spinto ad andare via? È stato questo, perché secondo me è stato un insulto verso tutti quei militanti e quei simpatizzanti che avevano raccolto in 4 giorni 70.000 firme per aiutare la candidatura di Giorgia Meloni. Insomma, che un partito che non è credibile, che prima chiede l'impegno alla gente sul territorio e poi lo ritira, un partito che ha avuto paura delle primarie, perché questa è la realtà, perché intorno a Giorgia Meloni, sicuramente ad altri candidati, si era costruito un entusiasmo che probabilmente avrebbe sovvertito gli ordini gerarchici del PDL, e questo non era previsto. Invece parliamo un po' di te. Te, come Giorgia Meloni, sei molto giovane, più giovane di lei, però Fratelli d'Italia sembra essere un partito giovane, a parte la russa che ha una certa età, però siete comunque in condizioni chiave, ci sono delle persone che hanno sui 20-30 anni. Che cosa sono le tue battaglie personali che vuoi portare nella tua candidatura? Io innanzitutto ho iniziato un percorso 3 anni fa, sono entrata in Regione Lazio che ero il più giovane consigliere d'Italia, 23 anni, e ci vorrei tornare adesso che ne ho 26. Il Trota quanti ne aveva? Il Trota ne aveva 22, quindi lui era l'uomo più giovane e io la donna più giovane. No. Però poi lui si è dimesso e quindi io sono rimasta in battuta. È andata così. Ovviamente non gradisco paragoni col Trota, perché è primo di... Stavo pensando che lui era molto giovane, però la cosa divertente del mio ingresso in regione è stata che il primo giorno, quando sono arrivata ad entrare per fare le foto, il ragazzo della sicurezza mi ha fermato con un microfono stretto dicendomi: ah ragazzi, ma dove vai? Io mi sono girata e gli ho spiegato che in realtà facevo il consigliere regionale, o comunque che ci volevo provare. Quindi questo, battute a parte, per dire quanto la società e le istituzioni siano disabituate completamente a vedere delle figure giovani messe in alcuni posti chiave. Talmente tanto che il mio vicino di banco in regione aveva 72 anni, quindi potete capire che ce ne passavamo ben 50. È stata un'esperienza molto difficile che mi ha formato anche personalmente, ha cambiato completamente il mio stile di vita, anche se io ho cercato di rimanere il più schella possibile anche nelle prime foto, di comportarmi così via, ma comunque mi cambia dover mettere la giacca per andare in aula invece i tacchi, perché sennò sembravo veramente una bambina di 10 anni. Insomma, è stata un'esperienza anche a livello personale molto importante, che mi ha dimostrato come in realtà faccio politica per spirito di servizio. Quindi se dovessi scegliere dei temi, sceglierei sicuramente il tema del sociale. Io ho trattato da destra il tema delle carceri molto spesso, perché non viene mai trattato ed è una vera piaga sociale. Ho trattato molto spesso il problema dei disabili e dell'autismo, perché anche questo è uno dei problemi. Insomma, io vorrei una politica che fosse al servizio dei più deboli e non dei più forti, per fare la stretta. Adesso siamo arrivati alla fine della prima parte dell'intervista. Chiara ha scelto una canzone che ci puoi annunciare ai nostri radioascoltatori. Allora, premessa, la canzone che scelgo è una canzone di un gruppo che probabilmente non è molto vicino al mio sentimento politico, è una canzone dei Modena City Ramblers, che è andato ad ascoltare e poi riparliamo. Ascoltiamo. Thank you.
tiro busti di una vecchia signora, di della gente di mare ti trascini tra fango, sudore, risate, la puzza di alcol nelle notti d'estate, e un vecchio compagno ti segue paziente, il mare si sdraia fedele ai tuoi piedi, ti culla leggero nelle sere d'inverno e ti riporta alle voci degli amanti di ieri. È il giorno di pioggia che ti oggura, è il vento dell'ovest, rideva gentile. In un giorno di pioggia ho imparato ad amarti, mi hai preso per mano portando via. Ed un cuore di terra, il passo pesante di un vecchio ubriacone, ti chiudi a sognare nelle notti d'inverno, e ti copri di rosso e fiorisci d'estate. Con gli esuli parlano lingue straniere, si addormentano soli, sognando i tuoi cieli si ritrovano persi in paesi lontani, a cantare una terra di profughi e sangue. È in un giorno di pioggia che ti ho conosciuta, il vento dell'ovest rideva gentile. In un giorno di pioggia ho imparato ad amarti, mi hai preso per mano portandomi via. Ritorniamo dopo aver ascoltato In un giorno di pioggia, canzone scelta da Chiara, e cerchiamo di capire perché ha scelto questa canzone, cosa rappresenta nella tua vita questa canzone e se c'è un motivo sotto anche valoriale, diciamo. Ma in realtà penso prima di dire sono lontani dalla mia visione valoriale della vita, ma questa canzone è una canzone che mi porta dietro da tanti anni, che rappresenta il mio legame con l'Irlanda, perché racconta di irlandesi e perché fondamentalmente è la storia che si guarda intorno e quindi possiamo anche dire che hai dei gusti democratici, perché non ti limiti al tuo schieramento politico, ma vai anche al di là. Credo che la musica non dovrebbe entrare nella politica, è ovvio che sono le sonorità quelle che pur dovrebbero colpire nella musica, e poi insomma ascolto un po' di tutto, quindi anche in modo della sorpresa. Beh, però voi avete richiamato proprio l'Inno d'Italia, con Fratelli d'Italia, quindi la musica entra in politica. Beh, insomma, in questo caso non è una scelta politica, perché l'Italia è l'inno di tutti gli italiani, proprio perché noi vogliamo immaginare un partito che rappresenta le stanze di tutti, che possono Invece parliamo del posto che tu hai preso all'interno della regione. Tu hai sostituito Fiorito nello stesso ruolo dove stava. Puoi raccontarci questo trascorso, cioè da Fiorito a te? Che cosa ti sei accorta della gestione Fiorito? Quali sono stati i problemi che hai riscontrato? E era qualcosa che riguardava tutto il partito o era qualcosa limitato? Io ti ringrazio per questa domanda, perché mi permette di raccontare una parte di verità che non si legge sui giornali. Il problema del caso Fiorito è un problema di sistema, è un problema sicuramente dei troppi soldi che sono stati passati ai conti consigliari, ma della gestione dei soldi che sono stati passati ai conti consigliari, perché il gruppo consigliare, che sia il PDL, che sia il PD, però, no, vabbè, no, che poi dopo si muove. Non è obbligato a presentare dei bilanci per microvoci e gestione di dati, ma può fare un'autocertificazione, fa ogni anno un'autocertificazione, quindi andare a controllare quello che il Fiorito di turno, o meglio, il capogruppo di turno fa con quei soldi è assolutamente impossibile. Quello che io ho provato a fare e che comunque chiedo a tutti i candidati che verranno eletti di fare è andare a cambiare questo meccanismo e quindi di impedire che i gruppi consigliari possano autocertificare i propri bilanci. Chiedo di cambiare la legge che prevede praticamente questa autocertificazione, perché l'unica cosa per evitare un nuovo Fiorito è la trasparenza a tutto il mondo. Quindi non basta metterlo online, va messo online per microvoci, con tutte le specifiche e con tutte le fatture come fanno tutte le aziende del mondo. Anche perché questo permetterà ai cittadini comuni di controllare il lavoro dei politici e anche come vengono usati i soldi dei gruppi consigliari. Io ho dovuto tagliare contratti a progetto milionari, imporre giustificativi,
litigare in un mezzo partito e così via, ma credo che ne sia valsa la pena, perché oggi se tornassi in regione so esattamente dove andare a mettere. Quindi è un problema strutturale, non è un problema legato a... cioè proprio ci vorrebbe una legge, perché adesso non esiste, quindi sono i partiti che decidono nella loro individualità. Quindi ad esempio tu hai trovato nel momento in cui sono riferito una soluzione per questo e hai attivato un regolamento proprio. Per... Io ho fatto un giuramento consigliare, che poi si deve in cui ho istituito la figura del tesoriere, del commercialista, a ovviamente verificare e monitorare il mio lavoro. E poi ho inserito la necessità di essere più rotto per il conto di andare in un'altra sia per il tesoriere, che per il commerciale, che per la distribuzione, quindi della comunicazione. Perché credevo che fosse l'unico modo per essere certi che quei soldi non andavano in ostriche, non andavano in caldaia, ma andavano per un'attività politica. Ma tu credi che la legge che ha fatto a livello nazionale Monti ultimamente, il governo dimissionario, insomma, fatto di dimissionario, sia una legge, la legge sulla trasparenza, possa risolvere un po' il problema in questo riguardo all'amministrazione, cioè la trasparenza fino addirittura al secondo grado di parentela, quindi a dichiarare tutti quelli che sono i propri beni? Io sono assolutamente favorevole, tra l'altro credo che questa fosse una delle cose necessarie, ma non risolve il problema, perché i gruppi consigliari delle regioni o delle camere sono enti privati, sono considerati privati e non pubblici, e quindi fondamentalmente sono esenti da questa legge, da questa necessità, quindi vanno regolamentati anche i gruppi consigliari. Certo, però per raggiungere questi obiettivi, in particolare, in Fratelli d'Italia in generale, bisogna avere un certo peso all'interno della regione. Quindi parliamo di in che modo intendete governare. Ci sono dei partiti con i quali vi sentite affini? E innanzitutto voglio dire, Fratelli d'Italia è un partito o un movimento? A me piace chiamarlo movimento, ma si allora, continuando la domanda, ci sono dei partiti con i quali vi considerate affini e con i quali pensate di poter collaborare? O volete fare come tornare il declino che è andato da solo? No, noi fino in questo momento siamo nella coalizione del centro-destra, perché non volevamo fare regali né a Monti né a Bersani né nella regione Lazio a Zingaretti o a Corpo, e quindi abbiamo scelto comunque di rimanere nell'ambito del centro-destra. È ovvio che l'obiettivo di Fratelli d'Italia è quello di diventare il più grande partito della coalizione in modo tale da poter determinare l'agenda della coalizione. E quanto è vicino questo? L'obiettivo è vicino se chi ci sta intorno e ci dimostra entusiasmo trasformerà questo entusiasmo in voti e successivamente ci aiuterà a costruire il partito di Fratelli d'Italia. Va bene, facciamo una cosa un po' come dire smart, queste interviste rapide, interesse, piacciono, fare delle parole chiave. Tre motivi per votare Fratelli d'Italia. Allora, bisogna votare Fratelli d'Italia se si vuole un ricambio internazionale in politica, perché il nostro leader ha 36 anni, bisogna votare Fratelli d'Italia se si vuole una politica che sia servizio del cittadino, perché noi ci occupiamo dei temi che riguardano i più deboli. Bisogna votare Fratelli d'Italia innanzitutto se si vuole partire, se si è lontana dalla casa e non ce l'ha più. Benissimo, ma per precisare invece una cosa, una questione riguardo al leader, cioè la Meloni è leader del partito e la Russa che posizione ha del partito? La Meloni è il leader di Fratelli d'Italia insieme a Guido Crosetto ed è il nostro candidato premier per la coalizione, mentre Ignazio La Russa è il padre nobile o comunque diciamo l'uomo con l'esperienza che ha alle spalle e da dietro le quinte controlla che tutto vada bene. Deus ex machina. Beh, non esageriamo, insomma. Allora, ringraziamo Chiara Colossi per questa intervista. Comunque è passato l'autobus. Grazie a voi. Il microfono di Radio Luis, qua nello stretto di Ponte Milvio, di Fratelli d'Italia, con questo sfondo che vedete, Fratelli d'Italia, Meloni, tricolore, così, molto nazionale, come propaganda. E vi auguriamo buona fortuna, se si vince. Grazie mille. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?